Mister, cosa dovevo dire? 16 di fila, 8 punti di vantaggio, i numeri sono quelli sempre di una grande stagione. Sì, sì, però è una grande stagione che ancora deve concludersi, mancano 6 partite, abbiamo un antagonista veramente forte, un antagonista che non molla di un centimetro e questo ci deve far stare sul pezzo, stare molto svegli. Abbiamo un intermezzo anche europeo di prestigio, quello di giovedì adesso contro Lione, dove vorremmo raggiungere le semifinali, sarebbe un ulteriore passo avanti nella crescita di questo gruppo. Niente, continuiamo così, testa bassa e pedalare, sapendo che iniziamo comunque a vedere il traguardo, sapendo però che dietro abbiamo un antagonista che non molla di una virgola. L'infermeria si sta svuotando proprio per questo rush finale, è forse la cosa più importante. Come stanno i ragazzi? Abbiamo visto che 2 erano in panchina, però giocano sempre gli stessi. Quindi. Ma sì, 2 erano in panchina, però non dimentichiamo che Obonna è da venerdì che si è allenato con noi, quindi non possiamo pensare che da un momento all'altro io prenda e lo possa buttare nella mischia. Rischieremmo solamente da un punto di vista proprio fisico di fare danni a lui e danni a noi. Lo stesso Peluso ha ripreso da poco, niente, aspettiamo Barzagli, è importante recuperare un po' tutti, che recuperano un po' tutti, soprattutto la condizione, perché è un conto recuperare i calciatori, un conto recuperare il calciatore con la condizione, ecco. Quindi noi dovremmo essere bravi a mettere in condizioni Obonna, Peluso, Barzagli, lo stesso Vucinic, quanto prima, che ci possono dare una grossa mano. Ma no, paura della stanchezza no, è inevitabile che sono impegni ravvicinati e diciamo che forse uno preferirebbe avere più un ventaglio a disposizione un po' più ampio, no, in questo momento, però in questo momento devono giocare gli stessi per via, comunque, come ho detto, degli infortuni e delle squalifiche e quindi va bene così. Dopo la prestazione di Lione, Giovinco è entrato tra gli applausi stasera. Ma sono contento per Giovinco, ma Giovinco è un giocatore, come ho detto, che ha la qualità per incidere sia all'inizio che durante la partita in corso, perché è bravo nell'uno contro uno, ti crea superiorità numerica. È un giocatore che sicuramente deve essere coccolato e apprezzato dal tifoso juventino, così come sta facendo. Io sono molto contento per lui e mi auguro che anche lui sia anche autoconvinca che possa fare la differenza anche in una squadra come la Juventus e non solo in squadre medie, ecco. Grazie. Io sono...